Buongiorno, siamo con l'avvocato Fabio Celommi, avvocato molto famoso di Roseto. Gli facciamo una piccola domanda, per quanto riguarda il nuovo PRG che è stato presentato a Roseto. Ma il nuovo PRG innanzitutto non è nuovo PRG perché il PRG deve essere ancora adottato, quindi è stata presentata una bozza di questo e su questo è condivisibile l'iniziativa dell'amministrazione, nel senso che in quanto bozza dà opportunità a tutti noi, quindi a tutta la cittadinanza, di verificare che cosa l'equipe di progettazione ha idea di realizzare sul territorio rosetano e quindi anche dà la possibilità di proporre e all'equipe di raccogliere queste proposte per farle eventualmente proprie, se ritenute valide. Il procedimento quindi è corretto ed è in linea con i principi di trasparenza, di partecipazione della cittadinanza, quello che è lo strumento più importante di trasformazione del suo territorio. Quindi, per quanto riguarda il merito, lo stiamo studiando tutti, quindi io magari ho focalizzato l'attenzione su alcune cose, ma stiamo valutando ancora che cosa si può proporre per renderlo migliore. Sì, diciamo l'area un po' del porto, se pare che il porto non sia inclusa. Quella, sì, l'area del porto, è importantissima. Il porto è importante, se non gioco di parole, però veramente può dare tanto allo sviluppo di Roseto, se però viene affrontata adeguatamente, non deve costituire l'ultimo lembo di territorio da cementificare, ma deve tutto l'intervento, se portato avanti in maniera unitaria, intorno al porto, in funzione del porto, in simbiosi col porto, potrebbe dare una struttura che non ha uguali sull'intera costa adriatica. Certo. Va bene, la ringraziamo, avvocato, e a Grazie, presto. grazie a voi, a Grazie. presto.